Oggi è 30 luglio, domani il Comune di Roma verrà a richiederci la consegna delle chiavi dei locali della Città dell'Alta Economia alle imprese che da anni manutengono questo posto e svolgono attività e progettualità nella cornice dei temi altroeconomici. Attività e progettualità che hanno visto grandi difficoltà, soprattutto in un luogo come questo, abbandonato dalle istituzioni e dimenticato un po' dalla città. Noi in questi anni, insieme alle associazioni che erano già presenti qui sul piazzale, siamo riusciti a renderlo più visibile e nonostante l'indifferenza del comune e delle amministrazioni a dargli quella manutenzione ordinaria, pulizia, eccetera, eccetera, che i locali avevano bisogno. Dei locali molto grandi, 3.500 metri quadri al coperto e 5.000 metri quadri di piazzale, per cui comunque un onere e un'attività anche di volontariato molto importante. Abbiamo sempre creduto che l'altra economia avesse bisogno di un luogo dove potersi incontrare, dove potersi esprimere, dove poter elaborare delle progettualità nuove anche in funzione anticrisi. E siamo convinti che l'esperienza non debba finire qui, domani diremo questo al Comune e a chiunque venga qui a pensare che si possa annichilire in questo modo un'esperienza importante per tutta la città. L'altra economia è un insieme di pratiche, ma soprattutto di relazioni. C'è chi pensa che l'altra economia sia semplicemente vendere un prodotto, un servizio legato al biologico, alle energie rinnovabili. In realtà non è così. In realtà l'altra economia fa riferimento a relazioni sul territorio, a relazioni di solidarietà, di scambio, diverse da quelle della cultura economica dominante, e quindi è un'economia che va costruita con la partecipazione di tutti, dal basso, delle imprese, delle associazioni, dei movimenti. Tutti insieme dovremo cercare di costruire delle connessioni che ci permettano di non lasciare mai nessuno indietro. Beh, ovviamente l'altra economia nasce da un dato di fatto, che c'è un limite allo sviluppo e allo sfruttamento delle risorse naturali e che quindi la crescita illimitata non è possibile su questo pianeta. E quindi su questo vuol dire innanzitutto, l'altra economia innanzitutto parte da un'idea di salvaguardia dell'ambiente, di rinnovabilità, di sostenibilità ambientale. Ma è chiaro che fa tutto parte, cioè l'altra economia parte da un'idea che il ciclo economico non è un ciclo aperto ma un ciclo chiuso, cioè si estrae la risorsa naturale e poi viene riconsegnata all'ambiente. Negli anni abbiamo dovuto relazionarci con l'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Alemanno, abbiamo visto come tutti i cittadini romani una serie di, non solo di inefficienze ma di scandali, l'ultimo delle nomine a ex soggetti importanti della banda della Magliana e di altre realtà insomma criminali di questa città, ma noi qui pure diciamo l'assegnazione della Città dell'Alta Economia ha avuto dei risvolti ambigui, poco trasparenti, che noi abbiamo più volte denunciato in vari comunicati, per cui l'amministrazione comunale attuale sicuramente non ha dimostrato sensibilità perlomeno alle nostre tematiche, alle nostre proposte. Noi siamo qua dal 2007, si è costituito il consorzio a settembre del 2007, poi il consorzio si è modificato mano a mano con l'ingresso di nuove realtà associazioni non solo insediate in questi luoghi, e quindi è diventata una realtà cittadina che ambiva a discutere insieme a soggetti sia del mondo del lavoro che della cooperazione sociale di che cosa significasse e come andasse praticata quest'altra economia. Negli ultimi tempi, negli ultimi 2 anni, da quando il Comune ha iniziato a darci diciamo, una conferma della visione che aveva di questo posto, ovvero di progressivo abbandono e di trasformazione secondo una visione che a noi non convince perché divide in due la CA e non ne considera la complessità delle relazioni altroeconomiche fatta di, sia di attività di vario tipo sia di soggetti di varie dimensioni. Il Comune ha deciso di assegnare, di liberarsi di questo spazio e assegnarlo a un soggetto forte che avesse le dimensioni economiche per poterlo gestire indipendentemente dalle tematiche che volevano essere affrontate in questo luogo.